Amici, ma come sempre soprattutto amiche appassionati di motocross e non, perché speriamo di far appassionare altre persone a questo nostro fantastico sport. Ci ritroviamo con Gazzane di Preseglie che si sta rianimando con il pubblico che dopo aver lasciato le postazioni lungo il tracciato per la pausa ritorna per assistere alla manche conclusiva, quella supercampione. Squadra, non dico vincente perché ci devo dire molto, la squadra non è cambiata, c'è sempre al mio fianco Alberto Barozzi, in pit lane c'è sempre Enzo Tempestini, già vediamo le tabelle portanumero celebrative, color oro quella di Ivo Monticelli, che come tutti gli altri piloti che erano al vertice del campionato si sono aggiudicati con una manche supercampione di anticipo il loro campionato. C'è ancora una piccolissima possibilità, non se l'ha ancora aggiudicato matematicamente Stefano Terraneo, ma veramente per un'inezia. Io adesso non voglio portare fortuna a uno o sfortuna all'altro, ma se tutto va come deve andare, penso che Terry possa anche lui fregiarsi di un tabella oro. Bene. di Over vincitore. 21. Over 21. Bene, un saluto a tutti gli appassionati e a te ben ritrovato Giancarlo. Devo dire, ho fatto un giro nel paddock e caspita, veramente un lavoro professionale da parte di tutte le squadre, cioè soprattutto nonostante quattro tiratissime manche, c'è grande motivazione per approntare i mezzi per questa super finale, anche se i giochi sono fatti, però devo dire la professionalità con cui le squadre assistono i propri piloti e la motivazione degli stessi a schierarsi dopo veramente quattro manche impegnative è notevole, e questa e quindi la dice lunga sulla qualità di questo campionato italiano. È una qualità che è cresciuta anno dopo anno, l'impegno c'è stato e continuerà ad esserci da parte di FX Action. C'è Enzo Tempestini con qualcuno, vediamo con chi è. Non siamo con nessuno perché le distanze ci impediscono di avere i piloti a disposizione, probabilmente li vedete sullo sfondo, si stanno preparando la classica griglia di partenza, abbiamo le moto qua su, adesso appena ritorneranno per infilare i caschi sentiremo le impressioni prima di questa supercampione. Di nuovo a voi la linea. Assolutamente Enzo, perché proprio con Enzo guardavamo nella pausa anche la situazione di campionato per quel che riguarda la classifica assoluta supercampione, perché per quel che riguarda il campionato italiano assegna altri punti, 45 punti al vincitore. Poi a scalare, mentre c'è una classifica congiunta totale tra le manche supercampione che si disputano nel trofeo nel campionato italiano su sabbia, o vale a dire Super Mare Cross, e la sommati con i punti che i piloti conquistano nel campionato italiano. Una classifica che si è inventato Roberto Bianchini, che viene premiata tra l'altro in maniera consistente con una bella auto. Vai Enzo, ancora te. Allora, piloti nomadi, manager sì, Maurizio Martin, parliamo della convocazione di Michele in nazionale, per voi comunque abbiamo sentito Michele poco prima, anche per voi una soddisfazione per un giovane che arriva ai vertici. Sì, sicuramente c'è stata una grandissima sorpresa, quando mi ha chiamato Thomas sono stato veramente felice per Michele, perché dopo una stagione sfortunata come quest'anno che ha avuto subito la parte invernale e subito dopo la parte primaverile, con l'infortunio bloccato, adesso si sta riprendendo bene e sono contentissimo di questo. Quindi un gran lavoro da parte anche del team Martin con questi giovani che saranno protagonisti a breve. Speriamo, Michele è un talento, resta a lui decidere il suo futuro, se si impegnerà e continuerà con quella capacità che ha adesso, sicuramente qualcosa di buono verrà fuori. Lo speriamo veramente, a voi la linea Giancarlo. Qualcosa di buono lo ha già fatto, qualcosa di buono sicuramente verrà nel suo futuro, lo ricordiamo perché è stato convocato quest'anno al Trofeo delle Nazioni, ma lui è il campione europeo a squadre in carica, perché lo scorso anno la squadra italiana si è aggiudicata il Trofeo per Nazione Europeo, che verrà replicato quest'anno in Italia l'11 ottobre, quindi la possibilità di avere un altro grande evento da seguire in Italia, dove naturalmente vi diamo appuntamento, perché sarà bello essere lì a tifare i giovani, perché nel campionato europeo a squadre possono partecipare i giovani rappresentanti, vedremo quali saranno le scelte della Federazione Motociclistica Italiana. Mentre tornando a bomba sulle nazioni, ci tenevi a che volevi dire qualcosa nella manche precedente, sì, poi ti ho interrotto perché era finito il tempo. Ho letto vero polemiche sulla scelta della Federazione per schierare una squadra giovane e le motivazioni del perché di questo sono state espresse in modo chiaro, però così tecnicamente analizzando la cosa io avrei optato per
un senatore e due giovani, due senatori e due giovani, cosa vuol dire? Qualcuno ha detto che i piloti erano infortunati. Guarneri, Davide nella fattispecie, uno dei papabili, ha fatto delle ultime manche veramente da primi dieci. Sì, quindi anche a Mantova, anche nella pista infernale di Assen, chiaramente un terreno che non è proprio il suo massimo, però ha fatto due manche veramente ad alto livello. Quindi secondo me, sai, no, va a fare a sei giorni, bene, sei giorni inizia settimana prossima, e quindi lo ricordo a tutti gli appassionati, altro evento incredibile, 7-14, ritorna dalla sei giorni e poteva tranquillamente andare a fare un'azione. Secondo me, proprio come rappresentanza, diciamo, come istituzione della squadra italiana. Qua è chiaro che il rischio, la competitività è alta, il rischio è quello di andare a fare il gruppo B. Cioè d'accordo. Parliamo tra amici. Io spero grandi, ripeto, è solo una disamina molto. Sì, no, ma attenta, infatti. Poi io di Tony non so che cosa Tony gli abbia... rientrerà negli Stati Uniti per testare, perché KTM gli ha chiesto, deve testare nuovi particolari. Io sono convinto che se Tony ha deciso di accettare questo invito, lo farà. Perché è sicuro di andare da protagonista, perché è un vincente, quindi non va a fare la gara perché glielo chiede la casa madre, tanto per farla. Lui andrà a Glen Ellen con tutti i crismi del vincente del campione del mondo. Quello è certo. Poi vedremo, naturalmente ognuno ha la sua opinione, in bocca al lupo a queste ragazze rispettabilissima, ci mancherebbe. Vai Enzo! Siamo con Massimo Contini, responsabile delle Fiamme Oro, parlavamo della scelta delle nazioni, sentiamo anche l'opinione di uno che la maglia azzurra l'ha vestita anche qualche volta. Ma secondo me la decisione di fare una squadra giovane, secondo me è positiva, diamo l'opportunità a questi ragazzi giovani di farsi una buona esperienza, contando che comunque, mancando Cairoli, il risultato di squadra era difficile ottenerlo, io penso sia una decisione giusta della federazione. Bene, a voi. Allora, come vedi, è bello questo, perché c'è dibattito ancora che continuerà sicuramente. Attenzione Giancarlo, giovani alla grande, però ripeto, sì, ho capito. È una competizione dove chiaramente c'è il rischio di fare, anche con tutto rispetto per Monticelli sicuramente, che ha già una certa esperienza, con Cervellini che sicuramente... E Samuele che assolutamente anche lui ha fatto le ultime gare da protagonista. Insomma. Vai Enzo. Una supercampione che sta per partire, Giovanni Bertuccelli ancora in lizza piena per il titolo di supercampione, premio importante, anche una macchina, mancano questa più altre due finali, cosa ti aspetti da questa imminente gara? Beh, giustamente intanto la prima cosa è non commettere errori, poi appunto cercheremo di fare il miglior piazzamento possibile, in modo tale che sulle due gare rimaste su sabbia mi giocherò il tutto e per tutto, però intanto oggi qui si accudiscono molti punti importanti, cercherò intanto di fare il mio meglio possibile. Benissimo. Sì, allora eccolo qua, Joe, che qui è ripreso mentre si preparava per la manche precedente, ci terrà e ci tiene, perché poi le ultime due gare del trofeo supercampione saranno una vicino alla sua Sicilia in Calabria Crotone, l'altra invece sarà ai Giardini Naxos il 1° di novembre. Maddi è l'altro competitor per il supercampione, mentre io mi sono già cosparso il capo di cenere, ho chiesto scusa in ginocchio ad Enzo che mi sta ascoltando per la defiance riguardo alle classifiche, l'avevo bacchettato su Manuel Becconcini considerando i 250 punti, ma errore più grosso ho fatto, d'altronde la matematica e i numeri non ci vado d'accordo. Ma sei umano allora? Sì, anch'io ammetto le mie colpe. E eccolo Enzo appunto che va a dare il giusto tributo a Manuel. Ce l'abbiamo al volo, Manuel prima era affaticato, parlavamo del titolo, non ti uscivano nemmeno le parole, comunque Giancarlo aveva fatto un errore di matematica, ma il titolo è già tuo matematicamente, quindi ora più rilassato. Sì, dai, ora più rilassato e vediamo questa supercampione, è sempre una mancia, quindi ce la metterò tutta, però ora ormai la testa è libera, quindi puro divertimento. Bene, testa libera e casco allacciato, Manuel sta per andando in griglia, a voi la linea. Sì, allora dicevo, l'errore è stato che ho considerato 250 punti, quelli che vengono assegnati nelle manche, mentre nella supercampione il 45, e il vincitore ne prende solamente 45 di punti.
chiesto scusa ufficialmente, tanto doveva Denso, tanto doveva Manuel e tutti gli altri che invece hanno conquistato i titoli già poi alla fine delle premiazioni globali e che consegneranno le tabelle oro di FX Session, le medaglie oro, argento e bronzo della Federazione Motociclistica Italiana ai primi tre di ognuna delle categorie in gara nelle due cilindrate, titolo Elite, titolo Over 21, titolo Under 21 e campionato da 300 che se l'era già portata a casa Marco Maddi, che tra l'altro oggi, proprio visto che il titolo l'aveva già fatto suo, è in pista con una 3.50 a quattro tempi. L'unico competitor era Becconcini, molto lontano in termini di punti, quindi ennesimo titolo conquistato da Marco in questa stagione dopo la bellissima conquista del titolo europeo all'Hommel nell'ultima prova del campionato europeo riservata appunto a questa cilindrata. E allora ritorniamo a bomba, la pista non è stata irrigata se non in alcuni punti. È bella mattonata, è bella asfaltata. È bella asfaltata, esatto, come si usa in gergo. Chiaramente qualche buca in più, per cui insomma la capacità di interpretarla con linee leggermente diverse, anche se di pochi centimetri, però permetterà sicuramente di fare la differenza. Incognita polvere, penso non come la prima manche, ma sicuramente non come ultimale, come la seconda manche. Esatto, quindi sarà una via di mezzo, l'augurio è che tutto vada per il verso giusto. C'è una moto, noi abbiamo anche una finestra che dà sul preallineamento, la moto di Alessandro Cavandoli è ferma, penso che sia la seconda, no, oppure non ha girato, oppure non lo so, vedo la moto ferma, vedremo quando sarà il suo momento di schierarsi, se prenderà il via. Dovrebbe essere la seconda moto, mi auguro per lui, quindi avremo sicuramente al via, anche perché i punti valgono e come per la classifica assoluta, di conseguenza se i campionati sono decisi, non ancora l'assoluta. Vai Enzo con una bella targa oro già su una moto. Targa oro per Ivo Monticelli, l'abbiamo inquadrata poco fa, lo dico con orgoglio da marchigiano, ritorna il titolo della MX2 dopo Marco Animento nel 2001, se non sbaglio, vado a memoria, quindi comunque una bella soddisfazione prima di tutto per te. Sì, è bello, abbiamo iniziato praticamente per gioco quest'anno perché per un allenamento abbiamo detto andiamo a fare quella gara giù in Calabria e niente, è iniziato tutto da lì e adesso siamo riusciti a vincere con una gara in meno, quindi siamo contentissimi, anche il team è contento, un titolo fa sempre comodo e anche per il morale è buono. Bene, il nostro supercampione che l'ultima volta ti ha visto protagonista, oggi vuoi ripeterci, sei ormai libero dalla pressione del titolo? Sì, ormai non ho più pressione, posso anche spingere di più di prima. Prima sono stato molto cauto e tranquillo, ho fatto un settimo, peccato per la partenza che sono caduti in tanti e anch'io purtroppo mi sono scivolato e niente, adesso senza pressioni facciamo l'ultima manche, diamo il meglio, sicuramente possiamo vincere. Bene, in bocca al lupo Ivo, e adesso volevamo prendere altri piloti, però stanno dando il via per il preallineamento, a voi in cabina la linea. Sì, schieramento di partenza allora che avviene con la precedenza che viene data ai piloti della MX2 e in effetti il primo ad andare a prendere posizione è il numero 224 Giuseppe Tropepe davanti ad Alessandro Cavandoli con il 120, poi il 747 Michele Cervellini, il 55 Beggi, il 43 D'Angelo, il 73 con un 1 davanti, la maglia che utilizza nel mondiale per scaramanzia, continua a vestire quella di Bertuzzo con il 128, invece sulla moto anche lui è un altro numero che è 728 Ivo Monticelli, il 128 è il numero che usa nel mondiale, poi il 141 Cervellin Andrea, 690 per Bracesco, il 60 per Brian Toccacelli, il 114 Alessio Della Mora, il 74 Francesco Muratori, l'82 che è Manuel Becconcini, 771 per Alessio Croci, 316 Bertuccelli, 841 per Moroni, 619 Terry Terraneo, 153 per Maddi, poi andiamo a vedere il 313 Israele, il 900 77 Simone Tabone, la sfilata bellissima di tutti i 40 piloti seguiti dall'888 Gianluca Deghi, il campione dell'Under 21, Marco Lolli con il 21, si ripete il numero, poi il 28 Cristian Furlotti, fratello
gemello dello sfortunato Simone, assente dal supercampione per il ritiro in gara 2. Il 2 Nicolas Gipponi, 878 Stefano Pezzuto, 338 Di Luccia, 303 il giovanissimo Forato, il 155 Ramon, il 711 Pedica, 997 Riccardo Righi. E poi andiamo a vedere se seguivo, se c'era qualche defezione, mi sembra di no. 422 Lazzaroni, 949 Contessi, 78 Ruzzi, 109 Cencioni, 79 Sonego, 447 Cogo, 784 Rizzardi. Meritatamente tutti hanno avuto la loro menzione d'onore, perché sono 40 piloti che sono pronti per darsi battaglia per l'ultima gara della giornata. Il bump fa vedere i guanti con scritto We Love, vi amo, sì, sì. Ero intento a guardare qualcos'altro, mostrati da Francesco Muratori, nonostante ancora abbia poche possibilità, riesce comunque ad essere felice, chiaro, e festeggiare. Però sottile osservazione l'ha fatto rivolto fronte camera, quindi al pubblico, sì, o agli spettatori, non ai ragazzi. Assolutamente. Tra l'altro devo dire interessante al supercampione, perché qua si vive la sfida 2,54 tempi contro 4,54 tempi contro 302 tempi, quindi esatto, è veramente una interessante e in termini anche di competitività di grande spessore, perché appunto abbiamo i migliori ragazzi della MX2 che si confrontano con i migliori della MX1, quindi esatto, quindi interessante anche per quanto riguarda la partenza, perché sì, è in leggera salita, e quindi insomma le 4 e mezzo potrebbero avere dei vantaggi, ma sicuramente più svantaggiati dietro il cancelletto, con un fondo particolarmente duro e quindi scivoloso. Esatto, quindi compenseranno magari ad una cattiva partenza o sfavorevole partenza alle 2.50, perché il rettilineo è lungo, ma poi potranno recuperare perché potranno modulare di più l'acceleratore. I tempi dei primi sono in linea. Esatto, quindi vedremo 40, anche questa volta. Anzi, ti dirò di più, hanno fatto un 42 nella MX2. E c'è intanto Camilla che alza il cartello dei 15 secondi al via, ora poi sarà la volta di gloria. Le due ragazze, le cartelline del Gazzale di Preseglie, Gruppo Sportivo Galaello, per l'ultimo via della stagione 2015 del campionato italiano motocross MX1, MX2. Giù il cancello, si fa o un errore per una Suzuki, non so, mi sembra Gipponi, Gipponi, sì. All shot Evo Plus, scivolata, no, per chi è il 4, andiamo a vedere nella lista, era abbastanza attardato, e Michael Zignani del JRT Racing, è peccato per il pilota lombardo che tutti era scattato bene. Mi sembra, c'è la, allora, questa è della Mora, grande partenza, non lo shot, poi c'è Francesco, poi dobbiamo affidarci ora anche alla whippata di Cervellin, non è facile. Cervellin, Andrea, Michele, e Michele. Anche Michele è il primo della MX2. Sì. C'è troppo Peppe qua. Forse no, Francesco, ora dobbiamo vedere il numero di gara, se il 224 hanno la stessa maglia, stessi colori. Per capire chi dei due piloti del Massignani Racing, mi sembra è Francesco dalla struttura, sì, fisica, 4 e mezzo imponente di Federico. Terza, quarta, non hanno chance. Allora, terzo è Maddi, quarto c'è Andrea Cervellin, quindi attenzione, perché Maddi lotta quando c'è da fare classifica per portarsi a casa la macchina, e lì davanti e papà. Papà Corrado anni fa vinse, pensa qui è memoria storica, anzianitudine. Te lo ricordi il Super Motocross? Magneti Marelli, Renault, vinse una Renault 4. Invece noi diamo una bellissima, stupenda Fiat Panda messa in palio da FX Action. Noi, FX Action al vincitore della classifica Super Campione, e Maddi è lì pronto a raccogliere altri punti per guadagnarne di più rispetto agli 8 che ha di vantaggio nei confronti di Bertuccelli. Tra poco sapremo dove è Bertuccelli, tra poco avremo anche il dettaglio sul video della classifica per aiutarci nel commento, con il primo passaggio che si chiude, Cervellin su Maddi, e c'è Francesco su Della Mora, poi c'è Lazzaroni in 422 in quinta posizione davanti a Bertuzzo, Cavandoli, Veggi e Bertuccelli. Bertuccelli è lì e deve recuperare, vuole recuperare, ha bisogno di recuperare. La tabella rossa, anzi oro, di Monticelli è dietro a quella di Terraneo, abbastanza tardato.
il neocampione, e l'attacco di Bracesco. Fatto che va a bruciare, brucia della Mora, ma ora la risposta di grande Alessio, e che cerca di tenere traiettoria stretta, gomito a gomito, ma quella più veloce l'ha infilata Francesco, che ora è il comando. Giornata incredibile, galvanizzato dalla seconda manche. È grandissimo. Bravo il pilota veneto, ma non altrettanto grande vuole essere Alessio Della Mora, a cui mancano i risultati in questa stagione. È sempre stato lì nel limbo delle buone posizioni, ma senza mai riuscire a dare la zampata decisiva, chiaro, che sembra stia trovando in questa supercampione. Però sì, vai Enzo. Allora, una nota importante: i vincitori delle due manche MX2, D'Angelo e Tropepe, sono ultimo e penultimo rimasti coinvolti in una caduta. Monticelli a metà gruppo. Che peccato, ci dispiace veramente, perché meritano ben altro i due ragazzi protagonisti quest'oggi. Ci auguriamo che riescano a riprendersi, anche se ormai per la classifica assoluta la vedo male. Speriamo bene per loro, perché ci farebbe piacere poi vederli premiati sul podio. E allora torniamo a seguire la lotta in pista, perché anche Bertuzzo non è lontano. Attenzione a Pippo Bertuzzo, abbiamo visto Lazzaroni che si è giocato una pedata, intanto Israele ci viene dato tra i ritirati sul monitor, e andiamo a vedere. Allora, sempre Francesco Della Mora, Cervellini, Matti, Bertuzzo e Lazzaroni sesto, settimo Cavandoli, ottavo Beggi, nono Becconcini, decimo Toccacelli, poi Pezzuto, Lolli, Moroni, Cervellini e Muratori. Prima MX2, prima Toccacelli, MX2 Toccacelli, e secondo Pezzuto. Bene. Yamaha, MX2, sì. Yamaha per Pezzuto, anche lui è in lizza nelle posizioni di rincalzo del trofeo supercampione. Ha la possibilità di portarsi a casa comunque un premio interessante. Per il secondo c'è una moto, per il terzo c'è una bici a pedalata assistita, poi tanti premi fino alla decima posizione per avere qualcosa di consistente, perché giustamente anche questo è un bello stimolo che ora ha Bertuzzo, vedendo la schiena di Maddì, lo vede più lì vicino, è stato quasi un secondo più veloce nell'ultimo passaggio, quindi può andare all'attacco Pippo, anche perché i punti che guadagna potrebbero servirgli per salire i gradini che lo porterebbero al podio della classifica assoluta. Intanto anche Andrea Cervellin sta avvicinandosi ad Alessio Della Mora, quindi sta per aprirsi un bel confronto là davanti con Enzo, che invece ci chiede la linea perché ha vicino a lui Samuele Bernardini. Sì, Samuele qui con noi, l'abbiamo sentito prima riguardo al Nazioni, adesso lo sentiamo riguardo a un campionato per il quale comunque dai programmi non era previsto per te, però un campionato molto interessante, stanno andando tutti forte. Ah sì, è stato un buon campionato quest'anno, però inizio stagione con il team abbiamo deciso di fare le gare di campionato belga, che siccome tutta l'estate ho abitato in Olanda e era un po' difficile fare sia gare olandesi, mondiale, italiano, però abbiamo visto che il duello qua all'italiano è abbastanza alto e adesso vediamo se il prossimo anno metterlo in calendario pure le gare italiane. Bene, grazie a voi. E noi ci auguriamo che TM sia presente anche nel campionato italiano, l'unica casa italiana rimasta, e ci farebbe piacere averla, anche perché Samuele quando è stato con noi lo è stato in maniera consistente. Mentre intanto, scusa, perché c'è stato l'attacco di Andrea Cervellin che ha avuto la meglio e il replay ce lo mostra in che maniera spettacolare, è andato a guadagnare la seconda posizione e strappandola dalle mani di Alessio Della Mora. Sì, dicevo che con l'arrivo di Samuele un altro protagonista si aggiunge ai già numerosi protagonisti. E allora, esatto, hai parlato di protagonisti, un neocampione che ha scelto di non gareggiare in questa supercampione è con Enzo Tempestini. Qui è Nicolas Labucci, una scelta comunque dettata anche dal team di non partecipare, quindi nessun tipo di problema, però un titolo che ti soddisfa. Sì, dai, quest'anno è iniziata bene, poi alla fine abbiamo cambiato anche team, mi trovo molto bene con questo team, anche con la moto, e sono contento, dai. Il programma per il prossimo anno, velocemente? Italiano, europeo, e quando non faccio l'europeo il mondiale. Bene, un altro giovane nelle nostre file azzurre per il mondiale. E finalmente ci fa piacere che uno abbia già ben chiari i programmi per il prossimo anno. Intanto
Le immagini ci mostrano il 141 di Andrea Cervellin dietro Alessio Della Mora, che sta un po' pagando lo sforzo forse di queste giornate, perché c'è un Maddi che invece è determinatissimo, che sta attaccando, anche perché lo stesso Maddi allo stesso tempo è attaccante e attaccato con Bertuzzo che gli è subito dietro. Bertuccelli, andiamo a vedere, mi sa ai c'è stato un problema perché non è più nelle posizioni di vertice. Allora io, mentre Alberto controlla cosa succede in pista, io vado a vedere dove è arrivato sfortuna sua Bertuccelli, non lo trovo, ai 23esima posizione, sì, 23esima posizione, errore, sì, pesantissimo, mamma mia, ha lasciato Bertuzzo. Ha rischiato di lasciare il ginocchio sull'argine della pista. Pippo non ha mollato il gas, non ha perso per un metro, fortuna, per fortuna, perché sennò avrebbe sicuramente avuto un epilogo decisamente diverso da questo contatto con la sponda della pista, della pista. E allora si sta animando la lotta per il terzo posto, attualmente nelle mani di Alessio Della Mora, la Kawasaki numero 114, inseguita dalla KTM numero 153, dalla Yamaha numero 73, le 3450, il primo della classe MX2 rimane sempre il numero 878 Stefano Pezzuto. L'attacco, attenzione, perché sia Cervellin che Bertuzzo stanno attaccando. Della Mora ha passato Cervellin. Ha ripreso la seconda posizione. Ecco, non mi portava. Cervellin era qualche metro più avanti. E Bertuzzo ha avuto la meglio nei confronti di Marco Maddi. Quindi continua ad essere tirata e animata la gara del supercampione con Della Mora, che ha ripreso il secondo posto. Tra l'altro, Giancarlo, faccio notare una park condition veramente fantastica, perché ci sono tutti i piloti con moto diverse, quindi Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, KTM, quindi fantastico. E ci manca proprio la TM, quindi Gastone o Marco Ricciardi, pensateci, perché lì in mezzo ci potreste essere e sarebbe bello per animare ancora di più questo campionato italiano. Quindi noi lanciamo questi inviti, che speriamo vengano raccolti, anche perché siamo in diretta, 6 prove di campionato italiano in diretta, una copertura che mi fregio di dirlo, con Sport Television e con Nuvolari neanche il mondiale se la sogna, per cui direi che il grande lavoro profuso dalla produzione deve essere ripagata dalla partecipazione. Abbiamo tutti i migliori, quasi tutti i migliori, noi vogliamo tutti i migliori dietro al cancello di partenza. Io credo che ci hanno chiamato dei box. Vai Enzo. Alessio Della Mora ti sta dando una bella soddisfazione in questo momento, speriamo che duri fino alla fine senza voler riportare sfortuna, ovviamente. Speriamo di sì, veramente siamo soddisfatti di queste ultime 3 gare. Purtroppo c'è stato quell'inizio stagione, quella brutta caduta, ma tutto il team, insomma, crede in lui e lo sta dimostrando oggi in pista, insomma, sta tirando fuori gli artigli, veramente siamo soddisfatti. Avete già un programma per il futuro? Sì, Della Mora dovrebbe essere confermato e adesso dovremmo avere degli accordi con un altro pilota in 450 e forse un ragazzo nella 250, quindi per completare tutta la squadra. Bene, grazie mille a voi. Allora, siccome si era perso il nome del tuo interlocutore, era il team Scoccia, quindi Gianluca Scoccia, poi patron del team, che è stato intervistato da Enzo. Diamo naturalmente il giusto risalto, visto che per un attimo c'era stato uno sgancio. La battaglia continua, assolutamente. Bertuzzo ha passato Andrea Cervellin e oggi è nel mirino Della Mora. Esatto, Della Mora, e poi davanti c'è Francesco, non è che ce lo siamo dimenticati. Esatto, e tra l'altro è che ha preso un vantaggio di oltre 5 secondi. Esatto, e sta girando su tempi praticamente paritetici a quelli di Della Mora, Cervellin, Bertuzzo. Quindi sicuramente Pierfilippo in questo momento potrebbe avere qualcosa in più se trovasse, diciamo, il campo sgombro, quindi una volta sopravanzato Della Mora, ammesso non col certo che riesca a farlo, chiaramente, però è chiaro che a quel punto, ecco, è passato
è passato, no, c'è ancora il parafango verde. Luca l'immagine ha recepito il messaggio, tradito. Luca Noce ha fatto allargare l'immagine. Fantastico. Per farci anche vedere visivamente il vantaggio di Francesco. Ottima regia, peccati veramente, anche perché è un bel duello. Non lo diciamo forte, altrimenti guarda. Luca Noce si monta la testa. No, quindi... vabbè, però sai, il commento e riuscire subito a trasferire il commento all'immagine non è cosa da tutti. Esatto. Noi abbiamo un regista che sa fare il suo lavoro. Intanto l'attacco di Pippo, contatto bello, gomito e gomito, ginocchio contro ginocchio, sportivamente corretto, sì. Però passo io ed ora vedremo se con pista libera, infatti in quest'ultimo passaggio, attenzione perché ha girato 7 decimi più veloce Bertuzzo. Francesco ha ancora un vantaggio di 6 secondi e siamo da poco oltre metà gara, quindi... E poi giustamente, come rilevava Francesco alla fine della seconda maglia, dice, sa, l'allenamento non è proprio ottimale, quindi non pensavo neanch'io, quando si era stupito di una prestazione del genere. E intanto noi non ci stupiamo, ma lo sottolineiamo, perché Monticelli è già davanti a Pezzuto, il grande recupero del neocampione italiano della MX2 categoria Elite. È quello che gira più forte. Sì, è quello che gira più forte. Con 44 alto. E 8, sì, però assolutamente il più veloce, di conseguenza Ivo conferma, voglio dire, come detto, la sua andatura da mondiale. 6 minuti e mezzo per Monticelli, la possibilità di recuperare su Matti c'è, diciamo di sì. Sì, il distacco non è assolutamente dell'amore. Ecco qua, bello il contatto, gamba contro gamba, neanche si sono sfiorati, sono passati vicini. Contatto da motocross. Assolutamente, sì. Bello, pulito, preciso. Un Pippo Bertuzzo che ha riassaporato il sapore della vittoria. Sì, caspita, veramente. Ed ora vuol fare bis, perché no, magari bravo. Gli è piaciuto, sicuramente. Bel traverso. Ha le capacità e... In stile Motarde, intanto, mentre sta subendo un attacco della Mora, nuovamente Enzo. Con Max Massignani, le sorprese non finiscono oggi. Francesco riesce ancora a tenere vuoto, anzi, sembra che sta guadagnando terreno in questa supercampione. Sì, è incredibile, sta allungando, non ci posso credere, ci dà una soddisfazione immensa e speriamo che gli venga voglia il prossimo anno di partecipare a questo campionato. Bene, allora l'anticipazione è anche questa, grazie. E intanto abbiamo vissuto con le immagini il bellissimo attacco di Ivo Monticelli, che è già terzo. Abbiamo detto che era possibile l'attacco su Matti, lui l'ha fatto, ha attaccato e superato Matti e ha attaccato e superato Alessio Della Mora, andando a guadagnare la terza posizione, come ti aveva detto, ha la mente sgombra ma il braccio potente, mentre Matti è stato superato anche da Pezzuto. Attenzione perché inizia la fase calante forse per il toscano, che e soprattutto è un po' per il 4,5, esatto. Che è chiaramente il 3,50, oggi lui c'è una KTM 3,50, mentre evidentemente Pezzuto sta mettendo tutto quello che ha nel motore della Yamaha 250 Italian Factory. Intanto ecco il replay che ci viene riproposto, una bellissima traiettoria quella scelta e percorsa da Monticelli, che ora vede lì davanti Bertuzzo, attenzione, e Pezzuto vede Della Mora. Ancora una volta la super campione non si smentisce, il ritmo è elevato. Rischiettino per Pezzuto, Monticelli, passa Pezzuto. Bravo. E anche l'Italian Factory in questa ultima gara di giornata si è trasformato. Devo dire che Stefano è sicuramente un pilota interessante e veloce. Oggi nelle due manche non ha avuto ragione di partenze. Da primi, quindi dietro rimontare è stato intanto veramente... scusa, sì. Ma ecco, me ne mancava uno all'appello, si è fermato e lo vediamo Andrea a occhio, Cervelli. Ma ci viene confermato anche dal servizio di cronometraggio. Andrea è fermo, Andrea Cervellin, e Enzo è con qualcuno ancora. Giampiero Capaldi sta segnalando terzo, il tempo a Ivo è veramente la mente sgombra, sta facendo un lavorone. Sì, sta andando veramente forte, gira col tempo di 1.43, più forte del primo. Adesso sta attaccando il secondo. Sta andando veramente forte, guarda, veramente sta andando veramente forte. E questo è veramente il bello della diretta, abbiamo assistito alla segnalazione mentre Ivo passava, poi con l'urlo del suo tecnico all'interno del Marchetti Leopard Racing abbiamo vissuto l'emozione, la grinta anche dei meccanici. Poi, credo che la spiegazione sia stata molto chiara, sì, perché sta andando veramente forte. Ripetuto 2 o 3 volte, bello, bravo Giampiero. È vero, perché chiaramente quando è partito, scusa? Era partito oltre la decima posizione ed ora è pronto. Sta andando veramente forte. Ed ora è pronto per andare all'attacco di Pier
Filippo Bertuzzo. Mamma mia, cosa ha fatto? Cosa ha fatto su quel salto? Gara di salti lungo vinta da medaglia d'oro alle Olimpiadi per Ivo, che ha saltato come nessun altro nel salto che fortunatamente abbiamo avuto la fortuna di vivere insieme a lui in diretta. Bellissimo, e annichilito, sì, che tecnicamente. Oh no! Eccolo, accidenti. Eccolo, high side, no! Bertuzzo non l'ha potuto evitare, ma dai, orca miseria, riparte Ivo. Bertuzzo non è riuscito ad evitarlo, strano, però evidentemente Bernard ha perso il controllo, peccato. Che gara ancora colpo una di volta. Scena, grande colpo di scena. E Nuvolari, Sport Television. Pezzuto secondo a questo punto. Sì, esatto, avete la fortuna di poterla seguire insieme a noi. Colpi di scena che non mancano. E chi è? Ivo, che ha avuto un problema. Ai, speriamo che non sia nulla di grave. Sta procedendo lentamente, non riprende. Forse sì, forse no, salta. No, molla, forse... Basta che non si sia fatto male, questa è la cosa importante, anche perché... No, riprende, anche Ivo è uno che non molla mai. No, ha piegato il manubrio. Sì, ha piegato il manubrio, la leva del freno. Sì. Giampiero ha detto che andava troppo forte, e niente, però continua. Tanto Ivo è così, Ivo non si ferma, dicevo ancora, ed ecco la replay di quanto accaduto, la caduta... Ah, proprio sulla moto. Sì, sulla moto, e purtroppo gli ha fatto da rampa di lancio e Pippo è caduto. Peccato. Pezzuto... stava girando forte, si ritrova in seconda posizione, terzo si ritrova della mora, a tutto vantaggio di Maddi, che vedeva un po' più difficile la lotta per il supercampione. Guadagna Tamblé due posizioni, Cavandoli è quinto, sesto Monticelli, settimo Bertuzzo, transitati, poi Beggi ottavo, Toccacelli e Muratori. Andiamo un po' a vedere com'è la situazione per... Terraneo 23esimo, sì, dovrei dire che gli bastano i punti, poi avremo, grazie all'MGM Timing, anche le classifiche aggiornate, ma penso che Terraneo rimanga ancora al vertice della classifica over 21. Tra l'altro due parole per Simone Croce, che è 12esimo, si sta veramente difendendo con caparbietà, e poi lo sfortunatissimo Cristian Furlotti, che lo segue, speriamo che possa... Cristian è il fratello. Ah, il fratello giusto, di Simone, è vero, sì, Simone, sì. Che invece non è... Esatto, Giuseppe Tropepe. Giuseppe Tropepe invece è 14esimo, Becconcini con la mente sgombra e forse un po' troppo sgombra. Esatto. Tranquillo, va bene, assolutamente. Gliela scusiamo, intanto... Sono transitati, non è concluso il tempo, di conseguenza quello che hanno appena iniziato è il terzultimo giro, non cambia la situazione. Bracesco è un grande, oggi veramente la fortuna aiuta gli audaci, è stato bravo, perché punto. È stato grande nella manche, è grandissimo in questa super campione. È lì al comando, il vantaggio ormai è di 9 secondi su Pezzuto, che penso abbia tutte... le intenzioni, meno una, quella di andare a rischiare qualcosa, di inseguire Bracesco, anche perché dietro ha 3 secondi di vantaggio su Della Mora, Maddi è ancora più lontano, così come Cavandoli, per cui direi che ad eccezione di Cavandoli, anzi no, Della Mora che avrei avuto, sì, Della Mora davanti a Maddi, Cavandoli potrebbe andare a riprendere proprio Maddi, ma vedremo se ne avrà voglia e le forze soprattutto per farlo, visto che questa ultima mancia, pur essendo un po' più breve, vede la fatica accumularsi con le gare già disputate. Enzo, vai. Sì, stiamo vedendo il Dario, sta portando al parco chiuso la moto di Michele Cervellin, un ritiro per un problema tecnico, non sappiamo di preciso cosa. Grazie Enzo, perché non ce ne eravamo accorti, purtroppo ci scusiamo con i telespettatori, ma tra monitor di servizio, monitor di aggiornamento, non siamo riusciti ad accorgerci della mancanza di Michele, peccato, e quindi a questo punto il secondo posto in campionato mi sa che rimanga nelle mani, mentre inquadrata la Honda Martin Technology di Cervellin, la seconda posizione rimarrebbe nelle mani di Alessandro D'Angelo, che stavo scorrendo la classifica, 27esimo, qualche punto poco lo guadagna, però anche qui già una cantonata l'ho presa, non ne voglio prendere altri, finché non ho la classifica stampata. Facciamo i conti con i ragazzi del team di D'Angelo, MRT, e dovrebbe rimanere D'Angelo in seconda posizione, quindi una piccola soddisfazione. Con la defezione della manche di Cervellin, sicuramente... Allora, no,
un'altra piccola soddisfazione, una grande che potrebbe arrivare dal titolo di Tirreno. Intanto anche problemi per Bertuzzo, che ha perso altre posizioni, superato anche da Muratori, superato da Toccacelli. Monticelli è transitato settimo, anche lui superato da Beggi, perché ha la leva del freno piegata, inutilizzabile, di conseguenza continua per onore di firma e per cercare di conquistare la classifica assoluta, visto che il suo antagonista è il calabrese Tropepe. Mi sembra, sì, è solamente ad essere tredicesimo. La regia fortunatamente indugia su Francesco, perché se lo merita. Prima, sai, era talmente concitate le lotte alle sue spalle che è stato un po', tra virgolette, trascurato. Esatto, non snobbato, trascurato, perché era tranquillo al comando. Certo. Lui ha una bella guida pulita e precisa. Dietro invece stavano battagliando ed era giusto seguire le battaglie. Invece ora inizia il giro d'onore, possiamo definirlo così, un tributo per il Brač, il cartello dell'ultimo giro mostrato alla Honda numero 690 del Massignani Racing, che inizia all'ultimo minuto e 45-46 di gara. L'applauso meritatissimo per Federico, che chissà, che non, come ha detto Massignani, da questa grande giornata non trovi lo stimolo, e noi ce lo auguriamo, perché ha dimostrato di essere un gran pilota, oggi sempre protagonista, e lo è in maniera assoluta in questa gara che chiude il cammino 2015 del campionato italiano motocross, gara super campione. Alle sue spalle ormai patto di non belligeranza, anzi no, perché c'è Della Mora che è nuovamente attaccato, lo vediamo sul monitor, da Marco Maddì, quindi poi avremo le classifiche al termine: Cavandoli, Beggi sesto, settimo Monticelli, ottavo Toccacelli, poi Muratori, Croci, Lazzaroni e gli altri. Con quest'ultimo giro, con il tributo speciale a Federico Francesco, che penso starà sorridendo come non mai, con Alberto Forato, altro veneto, e alle spalle di Giuseppe Tropepe, quindi il quindicenne quattordicesimo dietro a Tropepe. Bertuzzi invece masticherà sicuramente amaro, perché non ha potuto evitare la moto di Monticelli, che gli è caduta proprio un metro davanti. È peccato, ci sta. Ma sicuramente avrà fatto qualcosa, perché chiaramente aveva qualche metro di vantaggio. È uno determinato, è un duro, diciamo. Sì. Quindi non è sicuro che anche lui, come Ivo, avrà avuto qualche problema. Magari gli ha preso mezzo dietro, come ha preso a Ivo, che è stato catapultato in un classico high side velocistico. E allora niente da fare per gli altri, perché la super campione, braccia al cielo e sorriso a 59 denti, non ci crede neanche lui, si dà le botte sul casco, Federico Francesco, grande, bravo. Bravissimo. Il Brač, che torna ad essere un protagonista assoluto, ha vinto dei trofei, Winterix Trophy, un trofeo importante per carità, ma ha vinto un campionato italiano, ma tanti anni fa, poi si era un po' perso per strada e invece oggi si è ritrovato, grazie, che ne so, un navigatore, che ne so, ha messo la rotta giusta, ha ritrovato la testa della vittoria, abbracciato da tutti i suoi uomini, da Max, arriva anche Enzo, che si fa largo come lui solo sa fare per la militanza da decennale del mondiale motocross. Non gli ha dato nessuna spallata i suoi avversari, ci pensa Enzo. Allora Enzo dovrebbe essere pronto, anche mai dai lì, chi... Ce l'abbiamo, Federico sì, vieni qui. Scuote la testa, è incredulo, prima ci credevi poco, adesso ancora meno. Incredibile, una soddisfazione immensa, non so neanche io come ho fatto, sono riuscito a prendere un po' di vantaggio, poi ho gestito un po', mi sentivo benissimo. Devo ringraziare il team Massignani, perché è sempre impeccabile, e tutti quelli che comunque mi danno una mano, grazie a tutti. Va bene, lo lasciamo festeggiare, dai. La commozione ha preso il sopravvento, dice non capisco come ho fatto. Beh, caspita, allora ripassati la giornata e memorizzalo per metterlo in pratica il prossimo anno. Molto onesto obiettivo, perché probabilmente in cuor suo sarà venuto qua, pensando di fare una buona gara, ma non certo un risultato così assoluto. Tecnicamente è bravo, quindi evidentemente nascosto da qualche parte del cervello c'era qualcosa bloccato, sì, è riuscito a sbloccarlo e i risultati vengono fuori, quindi bravissimo. Sì, sorride, sì. Beconcini, campione italiano, e la maglia indossata dal papà, lo sta a testimoniare. Francesco non sa chi dare il resto con le pacche sulle spalle e quant'altro.
Allora, per un diritto e per dar giusto merito anche agli altri, la seconda posizione per il bravissimo Pezzuto. MX2, ricordiamo. MX2, la quindi... terza per Alessio Della Mora ed Enzo è lì con Pezzuto proprio. Sì, eccolo Stefano, secondo con la MX2, quindi ancora una volta la MX2 può far bene, anche se Stefano questa mancia ha fatto molto meglio delle prime due. Questa mancia per fortuna non sono stato sfortunato come le prime due, purtroppo le prime due... cadute per non colpa mia, ho fatto indietro con recuperi, sapevo di avere il passo e niente, non sapevo neanche di essere secondo, ho girato, ho sorpassato quelli che avevo davanti, ho cercato di dare il meglio, è arrivato un buon secondo posto all'ultima gara, sono contentissimo, però speravo che arrivasse prima. Bene, a voi. La strategia del team è semplice: tu dai gas fino alla bandiera a scacchi, poi tireremo le somme e vediamo i risultati. Esatto. Però è stato bello anche. Avrei sperato che fosse che arrivasse prima. E vabbè, quest'anno è andata così. Ancora chiaro, no, vero, qualche è stato, gara ci sarà. Da bisogna fare. Spezzare una lancia sul volo perché è stato veramente sfortunato. Sì, le prime due manche. Partenza indietro e quindi l'ha relegato a sì, rimonte, ma è stata un'ultima gara delle sorprese, non è una sorpresa ma una bellissima realtà che si ripropone, anche quella del terzo classificato Alessio Della Mora. Eccolo qua, è con noi terzo classificato Ricciotti di Genoa Realtà, non una sorpresa, però dai, un po' di sorpresa, questo terzo posto te la fa. Sì, sinceramente non me l'aspettavo, dopo la buona partenza ci ho creduto fino in fondo, alla fine ce l'ho fatta. Bene, l'MX2 davanti a te. Sì, c'era Pezzuto che andava fortissimo, comunque sono contento così. Bene, di poche parole però la soddisfazione si vede, grazie Alessio. Sì, soddisfattissimo direi, non si può dire altrimenti, perché è un grande risultato, una grande partenza che è fondamentale per avere poi un proseguo di gara di alto livello. L'ha fatta Alessio che qui ha mollato la posizione ad uno scatenato Bracesco. Anche oggi abbiamo finito gli aggettivi, qui la bellissima whipata in perfetto stile best whip freestyle per Andrea, e qui l'attacco di Bertuzzo nei confronti della Mora, la rabbiosa rimonta di Ivo, la rabbiosa rimonta del campione italiano, qui sguardi in volo tra lui e Bertuzzo e poi avremo l'attacco per Ivo, che naturalmente poi compromette suo malgrado e involontariamente anche la gara di Bertuzzo. Proprio fra poco avremo anche in questo caso l'immagine, ecco qui il momento del lunghissimo lancio, guardatelo perché passaggio, ha fatto una cosa strepitosa, è andato con una marcia in più e lo ha sorpassato, ha guadagnato 5 metri in volo, magari pensava di fare un doppio, esatto, e adesso invece purtroppo però poi pochi metri dopo il patatrack. E invece la felicità di Bracesco che viene replicata per una vittoria quanto mai inaspettata. Non so cosa stia succedendo, qua stanno evidentemente ancora cercando di capire come effettuare le premiazioni, mentre giustamente gli highlight invece che ci vengono riproposti, 74 Muratori, 728 Ivo Monticelli, che vengono impresi, ripresi e immortalati, l'ennesimo sorpasso di Ivo, questa nella manche precedente quando è stato ingresso, sì. impegnato in una bellissima rimonta che lo ha portato a conquistare il suo primo titolo. Ha detto Enzo che ha riportato un titolo italiano importante nelle Marche dopo tanti anni. Per Ivo Monticelli non penso di sbagliare, questo è il, nonostante i tanti anni di carriera dal debuttante minicross, è sempre stato ai vertici, però non è mai riuscito a coronare o a portare a casa, quindi, a scrivere il suo nome nell'albo d'oro del tricolore. E ci è riuscito con una bella stagione, lo ha detto anche lui, non aveva preso il via nella prima gara, ma ora sì, siamo, è già salito sul podio un felicissimo Alessio Della Mora, accompagnato da Stefano Pezzuto, anche lui quasi incredulo per quello che è riuscito a fare, invece si sta svegliando da quello che pensava fosse un sogno. Bracesco con Andrea Barbieri che va a consegnare le coppe, l'ovazione del tanto pubblico che è rimasto, come giusto che sia, tributare l'apoteosi finale per un podio di un'altra gara fantastica che abbiamo seguito insieme sugli schermi di Nuvolari e in streaming su Sport Television. Al cielo i trofei per suggellare questa giornata.
applaudono tutti ed è giusto così, perché è stata una grande stagione vissuta intensamente, divertente. Abbiamo girato in lungo e in largo l'Italia e ormai siamo arrivati alla capolinea per il campionato italiano motocross, perché non è finita, ci sono ancora tante altre gare. Seguiteci sui social, dovunque sarete aggiornati sullo svolgimento dei vari campionati. Quindi da parte mia non posso far altro che ringraziare tutto lo staff di Sport Television e di Nuvolari, un lavoro che non si conclude qui, ma oggi direi che è stato fatto ancora una volta nel migliore dei modi. Quindi grazie per essere stati con noi. Il ringraziamento va a Enzo Tempestini, che è lì sul podio e ci saluta. E vai Enzo, anche per te un attimo i saluti, ci mancherebbe altro. Sì, grazie a tutti di averci seguito. L'appuntamento è per il motocross delle regioni alla sanatoria 17-18 ottobre, quindi saremo di nuovo in pista. Assolutamente, tu in doppia veste perché sarai anche organizzatore. Un ringraziamento ad Alberto Barozzi, è stato grazie, veramente un piacere. Grazie Giancarlo, grazie a tutti gli appassionati e viva il campionato italiano. E viva il motocross soprattutto. Ciao ragazzi, ciao a tutti, alla prossima.